Buongiorno e benvenuti a questa puntata. In attesa delle Smart City, con l'integrazione tra mezzi pubblici e privati o di mezzi pubblici più efficienti, sono ancora le City Car le vetture più adatte ai centri urbani. Oggi sono ricche di tecnologie rivolte soprattutto alla sicurezza, come l'ultima Suzuki Swift che è arrivata sulle strade e che ha anche un modello con motore mild hybrid. Vediamo come funziona. A risaltare subito sulla piccola Suzuki Swift sono i grandi passaruota e i fari posteriori che esaltano il lato B della cittadina giapponese. 3,84 m, uno in meno della precedente generazione e 4 cm in più di larghezza ne migliorano l'abitabilità e anche il bagagliaio guadagna un po' di spazio. Gli interni sono essenziali con inserti colorati, bocchette da reazione circolari e uno schermo da 7 pollici con sistema multimediale di serie a partire dall'allestimento del secondo livello che si chiama Cool. Sedili riscaldati, cambio manuale classico. Quello che la arricchisce sono i diversi sistemi di sicurezza che anche su un'auto così piccola aiutano nel traffico e a cui sono stati dati nomi italiani per una miglior comprensione. C'è il cruise control adattivo, il sistema attento frena, frenata automatica d'emergenza, il rilevamento dei pedoni, il sistema guarda dritto che si attiva in caso di superamento involontario della carreggiata e resta sveglio, sistema che emette un segnale acustico e luminoso in caso di sbandamento della vettura. È leggera la Swift e qui siamo sulla versione ibrida. Questa Suzuki Swift ha un motore mild hybrid. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non è un ibrido tradizionale al quale noi siamo abituati normalmente, quindi non può fare alcuni chilometri nella sola modalità elettrica, bensì ha un piccolo motore elettrico che è situato sotto il sedile del passeggero e che serve da motorino di avviamento, alternatore e anche da boost nelle fasi di accelerazione, quindi permette di andare un po' più veloce ma nello stesso tempo risparmiare. Inoltre ha tutti i vantaggi e le agevolazioni di cui usufruiscono in città i motori ibridi. La batteria che genera 2,5 kW pesa poco, non ruba spazio nell'abitacolo e nel bagagliaio. Ha una differenza di prezzo minima rispetto alla versione a benzina. Questa ibrida è disponibile sia con il motore 1002 Dual Jet, ma quella della nostra prova ha il 1000 Boost Jet esclusivamente con il cambio manuale e da due ruote motrici. È agile e leggera la guida, una classica cittadina con un tocco di sportività in più. 5 porte e un notevole spazio a bordo nonostante si tratti comunque di una vettura piccola. La Honda Jazz arriva sulle strade con un motore piuttosto brillante e noi l'abbiamo provata nel suo ambiente naturale che è la città. Sentiamo Matteo Morichini. Con l'arrivo della Civic spinta dal nuovo 1.6 diesel ID.Tech, Honda aggiunge un tassello strategico all'offerta della sua compatta di segmento C, modello che molti appassionati di guida associano alle prestazioni della Type R. Un tema, quello della sportività, riproposto dalla versione Dynamic della Jazz. City Car a 5 porte, appena sotto i 4 metri, aggiornata da un accurato restyling, con abitabilità posteriore e capacità di carico, che spaziano da 354 a 1314 litri grazie a sedili modulari a scomparsa, ai vertici della categoria. Se praticità e spazio sono indiscutibili valori aggiunti, in questo caso l'aspetto saliente è il motore 1.5 benzina aspirato da 130 cavalli, collegato ad un cambio manuale a 6 marce da rapporti piuttosto corti e precisi e da utilizzare ad alti giri come sigla VTEC comanda. Un 4 cilindri divertente ed atipico a cui bisogna un attimo abituarsi in termini di suono ed erogazione, in quanto i 155 Nm di coppia arrivano a 4.600 giri. Detto ciò, in città come sul misto ci si sente subito coinvolti dalla combinazione tra spinta, assetto messa a punto delle nuove sospensioni anteriori e da uno sterzo accurato e lineare. Elementi che nel loro insieme convergono verso sensazioni di controllo, maneggevolezza e agilità sullo stretto. A buoni livelli di grip, visibilità e comfort di marcia, anche sulle proverbiali sconnessioni capitoline, la Jazz aggiunge nuovi sistemi di sicurezza attiva quali frenata di emergenza, abbandono corsia e allerta tamponamento. Le altre novità riguardano frontale e particolari estetici della carrozzeria, rivestimenti ed assemblaggi di interni razionali e curati ma comunque improntati sulla concretezza, e da un infotainment all'avanguardia per funzionalità e contenuti, ma non ineccepibile in termini di grafiche ed operatività, data l'assenza di tasti fisici ed integrazione Apple CarPlay.
Nel 1985 la Y10 arrivava sulle strade con una proposta decisamente innovativa. Era una piccola city car fuori dagli schemi e molto attenta allo stile. Oggi, dopo oltre 30 anni, si rinnova ulteriormente e si rivolge a persone, guidatori ancora più esigenti. Vediamo. È una delle city car più longeve e amate anche dal pubblico femminile per il suo stile, le linee semplici ma eleganti, gli interni raffinati e capienti. 30 anni di onorata carriera che continua grazie a versioni di volta in volta più moderne al passo con i tempi. In 3,84 m di lunghezza, con un passo di 2,39 m, c'è tanta esclusività. Lancia continua nel suo percorso di evoluzione, di innovazione, di anticipazione delle tendenze e degli stili con tre nuove Y che rappresentano tre personalità diverse, tutte accomunate dalla ricerca del dettaglio che fa la differenza. Il centro stile Lancia ha lavorato sulla ricerca di materiali innovativi e contemporanei. Gli inserti laterali, ad esempio, dell'elefantino blu sono realizzati in tessuto tecnico. La calandra nera, gli specchietti esterni e l'inserto griglia frontale sono realizzati in uno speciale polimero, sul quale è stampato in rilievo un disegno con tante piccole Y ripetute. Le maniglie esterne si abbinano con la finitura nera opaca. Di serie, oltre alle dotazioni di sicurezza, comandi al volante, Bluetooth e presa USB. Sulla Gold il colore dominante è oro e nero, spicca l'elemento estetico del manubrio rovesciato impreziosito da una finitura in nero lucido, così come gli specchietti esterni, mentre il porta logo riprende la tinta della carrozzeria. Di serie Radio Uconnect con schermo da 5 pollici, specchietti retrovisori esterni elettrici, sensori di parcheggio posteriori e terminale di scarico cromato. Il modello Platinum invece ha dettagli cromati sulla calandra, sull'inserto della griglia inferiore, sulle calotte degli specchietti retrovisori e sulle maniglie delle portiere. I designer del centro stile hanno studiato una modanatura laterale specifica con finitura cromata esclusiva per questo modello. La arricchiscono cerchi in lega da 15 pollici. I motori a benzina, 1200 da 69 cavalli con cambio manuale, disponibile anche in versione co-chic, a doppia alimentazione benzina GPL o benzina metano, il bicilindrico 1000 Twin Air da 80 cavalli e il 1300 diesel multijet da 95 cavalli. Per tutti e tre i modelli ci sono accessori esclusivi come il Mopar Connect, che offre servizi connessi dedicati alla sicurezza e al controllo remoto del veicolo. E parlando di due ruote, ci sono dei modelli che più di altri rappresentano alla perfezione un brand. E se parliamo di Kawasaki, è la Ninja il vero biglietto da visita. È potentissima, molto tecnologica e diversa dalle altre. Sentiamo Roberto Ungaro. Sedetevi su un razzo e andateci a spasso, o quasi. Questa è Ninja H2SX e solo Kawasaki poteva concepirla, perché lei costruisce turbine, navi, treni, stazioni spaziali e tanto altro ancora. Tecnologia 360 gradi. Qui ci sono un compressore centrifugo e ben 200 cavalli, posto per due e le borse. Sport Touring si chiamano le moto così. Si è persa traccia, ma lei è fuori dal coro, unica. 256 kg, non poco, ma 19 litri nel serbatoio che vogliono dire 330 km di autonomia. Telaio in tubi a traliccio, in quanto elettronica di tutto e di più, mancano solo le sospensioni semiattive. Ha forme tutte nuove, spigolo contro spigolo, linee tese, sguardo futurista ed è fatta bene. È qui che sconcerta, sguardo Terminator e bocche affamate, profilo obliquo, controvento, al contrario, come lei nessuna mai in era moderna, personalità. Strumentazione TFT, blocchetti elettrici completissimi e semi-manubri dalla forma molto ricercata, cavi ricurvi, veramente arte metallica. Fari supplementari sui lati che si accendono in progressione a seconda di quanto la moto è inclinata. Alla guida, più sport che tourer, posizione raccolta e protezione all'aria solo discreta, stabilità ottima, ma agilità non altrettanto. È una moto d'autostrada tedesca, lo dichiara la casa stessa, nasce per andare veloce e lì è incredibilmente efficace, anche con le borse. Tiene la linea e corre precisa, mentre nello stretto trasmette il suo peso una certa inerzia direzionale. Sospensioni molto buone, frenata rassicurante, confort limitato se parliamo di turismo.
Il motore? Fantascienza, perché c'è un effetto turbo ma continuo, che regala sensazioni mai provate ai nostri giorni. È un crescendo coinvolgente, e non solo agli alti regimi. La spinta parte da metà erogazione ed è progressiva. Ti ritrovi proiettato in avanti, con una forza da contrastare e da gestire a cui non sei abituato. Occorre darle del lei a questa 1.4 cilindri. Cambiata assistita efficace, a patto che ci si dimentichi anche solo di sfiorare le dita sulla frizione. Inoltre, lavora meglio agli alti regimi che in basso. On-off avvertibile, in prima apertura c'è un piccolo sussulto. Vibrazioni nella media, rumorosità invece marcata. Il compressore si fa sentire, specie in rilascio. Fischia, sibila. Ci sono le Sport Touring e poi c'è lei, unica nel suo genere, diversa nelle forme, originale nella sostanza, la bandiera tecnologica di Kawasaki. Ed è tutto per questa puntata, grazie per averci seguito, vi aspetto domenica prossima alle 13.30, sempre dopo il TG2. Arrivederci.